Oggi ragazzi sono qua per svelarvi il segreto più potente e più forte che io abbia mai scoperto per vincere tutti gli uno contro uno contro i vostri amici su Fortnite. Però prima di iniziarvi a spiegare come funziona il tutto, vi dico subito che siamo qua con il mitico Lutz Cuba. Bella Lutz! Buon salve! Raga, non lo portavo sul mio canale da tantissimo tempo, vediamo un pochino chi tra di voi sotto nei commenti riesce a scrivermi l'ultimo video che ho fatto con Lutz, comunque l'ultima live. Metterò un cuoricino alla prima persona che se lo ricorderà. Allora Lutz, tu sai cosa andremo a fare oggi? Ti ho già accennato un pochino velocemente quello che faremo, però ci sono dei particolari che non sai. Ti ho detto che faremo degli uno contro uno, giusto? Sì. Però non ti ho detto che questi uno contro uno qua saranno molto strani, perché io utilizzerò delle tattiche che ci sono proprio in questa mappa per praticamente vincerli tutti. Ci sono un sacco di glitch fighissimi, tu non hai idea di che cosa andremo a provare. Ora comunque però non ti spoilerò niente, lo vedrai tu stesso in partita. Quindi ragazzi, non vi faccio perdere assolutamente altro tempo. Vi ricordo però di lasciare un bel like, cerchiamo di superare 10.000 like per un prossimo video di questo tipo, quindi qualche consiglio, qualche altro glitch. Ovviamente ragazzi, cosa importantissima, in descrizione ci sarà sia il mio Instagram sia tutti i social di Lutz, quindi Instagram, YouTube e tutte le sue cose. Mi raccomando, andatelo a seguire. E mi raccomando, andatemi anche a seguire su TikTok, perché sto postando delle cose veramente molto ma molto imbarazzanti. Fidatevi, c'è da ridere, corrente a seguirmi. Codice Zerbi all'interno dello shop di Fortnite. E detto questo ragazzi, andiamo subitissimo in game. Ok ragazzi, siamo subitissimo in partita. Allora guardate come si presenta la mappa all'inizio. C'è tipo una mega piattaforma enorme qui. Qui c'è tanto Lutz, bella Lutz. E bella. Qui intanto c'è l'acqua. Ora noi starteremo la partita. Ovviamente ragazzi, per far funzionare questa mappa è obbligatorio utilizzare il codice Zerbi nello shop. Cioè non ve lo so neanche più a dire queste cose. Ora invece basterà buttarsi qua dentro nell'acqua, quindi buttiamoci Lutz e ci teletrasporterà esatto nell'isola del combattimento. Vabbè, qui ci sono le solite scale per gli uno contro uno, quelle normalissime, che però non useremo ora, perché guardate cosa c'è qui. Allora Lutz, innanzitutto entriamo nell'isola per prendere le armi, quindi vieni qua, weapons e un early slate. Vabbè, non so come si legge l'inglese. Okay, okay, ti seguo. Vai, entra Lutz. Allora facciamo una cosa, vogliamo prendere tutte le armi che vogliamo? Ognuno prende l'arma che vuole lui, senza fare cose strane, ok? Tu prendi l'arma che vuoi tu, io prendo l'arma che voglio io, va bene? Una sola? Facciamo due armi? Io farei cinque. Cinque armi, sei sicuro? Va bene, va bene, va bene, vai, 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 esageriamo. Io ti dico, Lutz, sto prendendo le armi più forti che trovo, quindi non ti conviene combattere contro di me. Perché stai ridendo? Vabbè, raga, Lutz, dovete capire, lui alcune volte ride per cose che... Poi fa ridere anche a me, vai. Poi vedrai. No, Lutz, cosa hai preso? Lutz, cosa hai preso? Ho già paura, raga, ho già paura. Ci sei, Lutz? Allora, in realtà per il primo, diciamo, glitch non servono le armi, credo. Perché guarda cosa succede. In realtà sì che servono. Guarda un po', Lutz. Io sono invisibile e tu invece no. Questo qui, diciamo, è il primo glitch che si può fare in questa mappa. Vedi? Tu ora in teoria mi vedi soltanto il piccone, comunque l'arma che ho in mano, giusto? Esatto, sì. Tu sei pronto, Lutz? Facciamo un 1v1 normalissimo. Tu quindi normalissimo, devi... Sì, no. Sì, è normalissimo per dire, ovviamente. 1v1 contro un piccone, vai. Dopo Lutz, magari in qualcosa proviamo a fare il cambio. Cioè, lo utilizzi tu e io sto senza niente e vediamo come finisce. Vabbè. Vai, vai, vai. Qui intanto buildiamo. Tu in teoria mi vedi soltanto il giornalino, Lutz. Raga, guardate qua, Lutz. Guardatelo, guardatelo, guardatelo. Che sta già spammando con... No, 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 Lutz. Ma sei serio? Lutz, ma che cavolo di arma stai usando, Lutz? Raga, io adesso ho capito perché stavi ridendo all'inizio, comunque. Adesso ho capito, sì, perché ridevi. Ma che cavolo di arma stai usando, raga? No, Lutz, la doppietta, Lutz! Ma che armi stai prendendo? No, raga, che pazzo, guardatelo! È arrivato il momento di killarlo. Lui comunque mi ha colpito soltanto una volta a casa, raga. Per fortuna che ho questa cosa qui, se no mi avrebbe già colpito 20 volte con quell'arma. Guardatelo qua, guardatelo qua che spamma, guardatelo qua che spamma. Lutz, ma proprio quest'arma qui dovevi prendere, cavolo. Potevi prendere un'arma normale come le mie, no? Ma che cavolo di arma ha preso? Dove sei? Dove sei tu? No, no, Lutz, non puoi... Dai, no, 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 Lutz, dai, fai serio, Lutz. Cioè, a parte che tu mi hai colpito due volte con quest'arma quando mi potevi colpire molte più volte, però il tuo danno me l'hai fatto, Lutz, no, no, Lutz, stai sparando, eccoti qua. What? Lutz, non mi vedevi, vero? No. Io sai cosa ho visto io? Io ho visto tu che lì paravi a caso, ma non avevi capito che io ero in quel punto lì. Cioè, ne sono sicuro perché non si è neanche coperto. Va bene, 1-0 per me. Ora invece proviamo a fare una cosa, però. Ti do a te un mega vantaggio. Guarda la prossima, diciamo, il prossimo glitch che c'è. Allora, Lutz, guarda la cosa più forte di tutti che c'è. Guarda cosa c'è scritto qua. Leggi, cosa leggi? Cosa leggi scritto? Double pump. Bro, schiaccia qui enable, schiaccia questo tasto. Ah, lo possiamo avere tutte e due. Esatto. Tutte e due. Guarda, guarda, raga, fermatevi, non sparami, Lutz. Raga, double pump funzionante al 100%. Guardate che figata. Ah, ah,
Luz. Dai, non vale questo fight, non vale. Dammi due hit. Ok, non si può modificare. Quindi come sempre devi parare. Sì. 3, 2, 1, via. Guarda che parte. No, raga, incredibile, Luz. Che prego, le signorine. Parte pure prima, Luz. La cosa brutta, raga, che io non lo so usare bene questo pompa. Luz, sì. Lo sa? Chi lo sa? Oh, ma non spara. Ma come non spara? Dove sei? Eccolo qua, guardalo qui, Luz. Edita. No, dai. 40? Raga, mi sa... No, non bisogna neanche mai ricaricare, Cioè, non ci stiamo... Stiamo facendo la gara a chi mi sa di più, comunque, No, non... Non ti ho sparato. Dai, Luz! Oh! No! Quanto t'ho fatto? No, incredibile. Vabbè, 2-0, Luz, però vabbè, dai, diciamo che ho barato un pelino, non troppo, un pelino poco, ho barato. Poco. Ora, Luz, facciamo Increase Fov. Vieni qua dentro, ti faccio vedere come funziona. Allora, è molto semplice, basta che tu prendi questo nuovo momento, te lo faccio fare anche a te, Anzi, te lo divido, aspetta. Niente, che carino. Posso dividere, vabbè, fa niente. Allora, tu lo prendi e lo lanci qua dentro questo tipo robot, adesso non so come si chiama sta cosa. Il bruto, esatto. Poi dopo schiacci e ci entri dentro e tu sei tipo dentro il pupazzo di neve e poi riesci. E raga, guardate, ragazzi, guardate, ho tipo la modalità strecciata, io posso vedere molto più a lato delle altre persone. Esci anche te, Luz, guarda. Oh, bellissimo, bro, la visuale è tutta strecciata, è assurdo. Vieni qua, è bellissimo. Raga, adesso vi devo far vedere una cosa, Luz, qui saremo tutti e due avvantaggiati, lo sai. Raga, vi faccio vedere una roba assurda. Luz, stai qua dietro, fermo. Raga, guardate, raga. Cioè, io lo posso vedere in questo modo così. È come se avessi la strecciata nella season 3. Avete presente? Quando tutti i pro player usavano la modalità strecciata, che si vedeva più per il lato destro. Questa qui è la stessa identica cosa. Peccato che non c'è in partita, però. Vai, Luz. È stranissimo. Bro, è però molto strano. Perché non siamo abituati ad utilizzarlo, per quello. What? E poi è anche strano buildare. Che strano che è. No, dai, Luz, ma che non t'ho neanche visto. Raga, non va bene questa cosa, io ve lo dico. Perché Luz qui con la mira, abbiamo soltanto il pompa, non va bene questa cosa. Ha guardato che sale imperterrito lui. Luz. Raga, ma ci credete che non riesco a vederla? Cos'è? Mi ha messo la pietra dell'invisibilità. Luz, dove cavolo sei? Oh, cavolo. No. Oh, Tommy stato. Qui, raga, qui ha vinto lui. Lui è il pick da destra. Invece gli ho fatto 100? No, vabbè, raga, qui lui è il pick da destra. Mi devo bloccare. Ok, allora, devo ricordarmi che abbiamo tutti e due il pick da destra. Tanto, molto strecciato. Quindi la persona che è a destra praticamente vede tipo un secondo prima l'avversario. Ok, raga? Luz, oh, è qua dentro, raga. No, mi sono dimenticato il pick da destra, raga. Non ci posso credere. Devo stare a lato. Il mio vantaggio... raga, avete visto? Lui mi ha visto un secondo prima. Io non potevo spararlo perché lui con la cosa... Con questa, diciamo, glitch qua, ha il potere di vedermi troppo tempo prima se è alla mia destra. Aiuta un sacco, Aiuta tantissimo, bro. Aiuta troppo questa cosa. Però comunque, dai, sapete cosa sarebbe figo fare? No, Luz, dobbiamo assolutamente fare un troll. Invitiamo qualcuno, troviamo il modo per non fargli vedere questa parte qua della mappa e lo troviamo con questi glitch. No! Sai che figata che viene, bro. Troppo bello sarebbe. È da provare, sì. Ci sta. Ora però, Luz, mi incuriosisce questa cosa. Change skin color, che cavolo sarà? Proviamo ad entrare, aspetta. Ok, io vedo delle palline qua che non so cosa sono. Prova a prenderne una. Forse cambiano il colore. Dici? Ah, sono queste. Prova. Questa voglio. Bro! Super Saiyan! Sei tutto giallo! Guarda io come sono! No, che figata è! No, raga, devono assolutamente metterle forte in queste cose. Bro, è troppo bello. Aspetta, prova a prendere questa qua. Guarda che figata! Tutti i colori! Ora sono tipo arancione. Cos'è questo qui? Questo qui è il blu, l'azzurrino, il bianco. Come mi vedi, Luz? Bianchissimo, fa. Sono completamente bianco. No, raga, è assurdo questa cosa. Sembra un latticino. Ok, ragazzi, ci siamo. Ultimissimo glitch. E in teoria dovrebbe anche essere uno dei più belli. Guardate qua. Ora, in teoria, a me mi vedete comunque grandezza normale. Ma se io faccio così, Luz, Luz, come mi vedi? Mi vedi leggermente. No, raga, guardate, Luz. Devi essere abbassato. Allora, raga, per fare questo glitch bisogna essere accrouciati. E bisogna spammare il tasto per uscire appena si entra qua dentro. Ragazzi, guardate. No, Luz, perché sei andato grande, Luz? Ok, no, Luz, mi hai tradito. Mi è tornato piccolo. Luz, raga, Luz, leggermente piccolo. Oh, facciamo una roba. Tu rimani piccolo, io divento grande, facciamo un 1v1 così. Cioè, io te non ti prenderò mai e tu a me mi prenderai sempre. Cioè, questo qui è, diciamo, il concetto del video. Bro, what? Bro, sono enorme. Ok. Quanto sono grande? No, Luz, è impossibile. Bro, non riesco neanche a muovermi. Non sto scherzando. Quanto sono grande io? Grandissimo, fra. Sono enorme, raga. Non mi si vede neanche nello schermo. No, non ce la faccio così. È impossibile. Guarda, sono di... No, raga. Vai, Luz, ci sei? Io ho la minigun. Sto laggando tutto. Io ho la minigun e tu non hai nessuna arma, giusto? Cioè, tu sei sì, magari. Che arma hai? Non si dice. Va bene, vai. Apri. Ma io sono tutto buggato. Basta, raga. Oh, Luz, no, raga,
Io non lo vedo neanche, non lo vedo neanche. Luz, ma dove cavolo? Sì, raga, dai. Luz, sei troppo piccolo. Come... Bro, impossibile. Adesso tu mi dici come cavolo posso fare mai a prenderlo. Raga, è impossibile. No, no, ma è impossibile. È impossibile, vabbè, dai. Luz, io basta, rage quit, perché è impossibile giocare così. Quindi, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se così cerchiamo di superare i 10.000 like per un prossimo video del genere. Ovviamente ci saranno tutti i social di Luz in descrizione, quindi se non lo conoscete ancora andatelo a seguire, importantissimo. E ovviamente andatemi a seguire anche a me, sia su Instagram, sia su TikTok. Codice Zerbi all'interno dello shop di Fortnite. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. E detto questo, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bello, ragazzi, ciao! Cosco!